is run by a bunch of investment bankers. And Morningstar's total self-help. Buongiorno, sono Valerio Baselli di Morningstar, siamo sempre all'IT Forum di Rimini, sono in compagnia di Alessandra Zunino De Pigné, partner di Alexio.net Consulting. Buongiorno, grazie di essere qui. Grazie di avermi ospitato. Dunque, innanzitutto io le chiederei magari di presentare brevemente la vostra società. Certamente, Alexio è una piccola realtà che si occupa in particolare di compliance e di procedure organizzative per istituzioni bancarie, in particolare SGR. Ci siamo occupati anche di sim di consulenza per le quali abbiamo richiesto le autorizzazioni alle autorità di vigilanza, e questo è il nostro lavoro, per cui siamo molto dalla parte regulators. Ok, perfetto, rimaniamo nell'ambito consulenza. Dunque, si parla ormai da molti anni in Italia di consulenza finanziaria, nello specifico si parla dell'albo dei consulenti finanziari. Le ultime notizie danno quasi per certo l'avvio almeno dell'iter legislativo, per poi arrivare, dicono, a fine anno alla nascita dell'albo dei consulenti finanziari indipendenti, che andrà ad affiancarsi a quello già esistente dei promotori finanziari. Ora, dopo tutti questi anni, io le chiedo, ma lei ci crede alla nascita di questo albo? Come vede questa situazione? Ma io vedo la situazione molto fluida. Da una parte la scusa è non ci sono soldi, perché per gestire un albo ci vogliono comunque notevoli capitali, anche se non riesco a capire molto bene perché ci debbano essere tutti questi capitali. E in realtà, da quello che si legge su alcune pubblicazioni, il numero di consulenti che potrebbero aderire a questo albo non sono il numero sufficiente per mantenere quest'albo, per cui molto probabilmente, se si vuole ottenere qualche cosa, si dovrebbe passare da un albo a un elenco o un registro in cui questi consulenti trovano ospitalità, sempre se il famoso misterioso decreto fantasma, che sembrerebbe essere stato firmato da Monti oramai 20 giorni fa, troverà pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché al momento non sappiamo assolutamente quali sono i requisiti di professionalità e onorabilità per questi consulenti finanziari, per cui potrebbe essere lì la soluzione del discorso dell'albo. Ok, quindi la situazione, mi sembra di capire, non è ancora molto chiara nonostante tutti questi anni di dibattito. Voltando un attimo pagina, parliamo del rapporto che c'è tra la professione di consulente e di promotore. I promotori consulenti saranno nel futuro, secondo lei, due figure professionali separate sempre comunque, oppure per forza di cose ci dovrà essere un avvicinamento? Cioè, la domanda è: un investitore dovrà per forza scegliere tra un promotore e un consulente? Ma intanto cominciamo col dire che la delibera Consob del gennaio 2010 è molto chiara in materia, c'è un'assoluta incompatibilità tra promotore e consulente intendente ovviamente. Certo. Per cui o si sistema questo problema o non ci potrà essere una riunificazione tra queste due figure. L'unica riunificazione che ci può essere, ma che ovviamente è molto particolare, è che il promotore farà da tramite tra l'istituzione che rappresenta e il cliente per collocare il servizio di consulenza dell'intermediario che lui rappresenta, ma non potrà fare lui consulenza perché è un portatore assolutamente forte di conflitto di interesse, per cui difficilmente si potrà pensare che quella è la consulenza, potrà essere un'assistenza al cliente, come già fa peraltro, ma consulenza sarà molto problematico, almeno per la mia visione. Chiarissimo. Per chiudere, sappiamo che l'Italia è un po' indietro rispetto specialmente ai paesi anglosassoni per quanto riguarda proprio la consulenza indipendente, lo sviluppo di questa attività. Insomma, come si può aumentare lo sviluppo della consulenza e soprattutto perché è importante avere una consulenza indipendente capillare? Ma è molto importante per due ordini di motivi: uno per la tutela del mercato, l'altro per la tutela del cliente. Perché un consulente è importante? Perché ha una visione sua, una visione suffragata da analisi ovviamente, non deve essere casuale, che consente al cliente di assumere delle decisioni con una dovizia di dati importante.
questo significa che avremo diversità di opinioni e non avremo queste ondate di panico come sembrano esserci recentemente, dove tutti fanno la stessa cosa perché non sanno che cosa devono fare. Ecco perché la consulenza è così importante e perché le autorità di vigilanza in questo momento spingono la consulenza, proprio per evitare che ci possano essere questi fenomeni di massificazione di movimenti che terrorizzano tutti quanti. Perfetto, io ringrazio ancora Alessandra Zunino De Pignè. Grazie. Grazie a voi.